Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. Inter e Fiorentina hanno mantenuto tutte le promesse regalando un pomeriggio a tinte forti. 4 reti, un'espulsione e finale col botto. Nemmeno la pioggia ha raffreddato la voglia di gol delle due squadre. L'Inter sfoggia in attacco le sue SS, ma Schillaci e Sosa non hanno la stessa fortuna di domenica scorsa. E Mannini riesce a salvarsi anche in situazioni disperate come questa. La Fiorentina, dopo 11 assalti a vuoto, vuole a tutti i costi sbancare San Siro e si affida ai guizzi del suo attacco a 5 stelle. Bello da vedere soprattutto Laudrup, ma troppo innamorato di sé per risultare determinante. 2 soli brividi per Zenga nel primo tempo. Al 26esimo si traveste da libero e si merita l'ovazione per un'uscita davvero poco tradizionale. Prossima volta appunto l'avversario e faccio come Rampulla. No, Rampulla è unico nel suo genere, per cui lascio a lui questa cosa. Poi si oppone al tiro dal limite di Baiano, chiudendo la strada al tentativo di Battistuta. Ma in apertura di ripresa l'argentino rovina l'addio al celibato del portiere interista. Botta di Di Mauro, corta respinta di Zenga tradito dal pallone viscido e Battistuta solissimo in fila. L'Inter a questo punto si smarrisce, a conferma di aver bisogno più di uno psicanalista che di un allenatore. Le assenze di Bianchi e Summer, usciti per infortunio nel primo tempo, cominciano a pesare davvero troppo e Desideri e Paganin non sembrano in grado di colmare il vuoto. Saltano schemi, marcature e soprattutto nervi. L'Inter torna a quella della passata stagione, tutti avanti a testa bassa. Ma negli ultimi 10 minuti succede di tutto. 79esimo, Pairetto annulla per fuorigioco il gol del raddoppio viola, siglato da Baiano. 80esimo, pareggia l'Inter grazie ad una splendida intuizione di Shalimov, in ombra fino a quel momento. E per i nerazzurri finisce una mezz'ora da incubo. 81esimo, Luppi viene espulso per questa entrata su Sosa. 82esimo, Schillaci invoca il rigore per un contatto sospetto in piena area viola, ma Pairetto fa proseguire. 84esimo, contropiede capolavoro della Fiorentina. Slalom di alta scuola di Laudrup, tocco per Battistuta e diagonale perfetto che non dà scampo a Zenga. Viola di nuovo in vantaggio e in 10 contro 11. 86esimo, Narciso Laudrup ha sul piede il pallone che vale l'incontro, ma si perde in un paio di dribbling di troppo e spreca tutto. 87esimo, calcio d'angolo di Sosa, colpo di testa di Schillaci, Di Mauro respinge sulla linea, ma arriva Battistini che di testa stavolta va a segno, 2-2. E alla fine Gigi Radice non sa se mettersi a ridere o a piangere. Il cambio di Orlando con Verga era in funzione che adesso finiremo questa partita gli ultimi 6-7 minuti in aria, Verga bravo di testa e invece abbiamo pegato il gol di testa. Verga è andato dentro apposta per dire questi 5 minuti ci difendiamo, ci vede che non siamo più capaci. L'augurio è di ripeterlo anche meglio domenica prossima, non questo, so con chi giocate, ma noi siamo alla ricerca proprio della continuità, sì. E perciò miglioramento. Eh sì, dall'augurio disinteressato dell'avvocato Prisco si può intuire che domenica c'è Fiorentina.